Viviamo nell'età della dismisura. In essa ogni limite geografico, antropologico, sessuale, etnico è abbattuto dalla macchinazione, senza freno né ritegno, della tecnoscienza, luogo del pieno dispiegarsi della metafisica della volontà di potenza. Questa, nel corso della storia, ha assunto volti diversi, ma sempre animati dallo stigma monoteistico che vuole l'unico. Un solo mondo, un solo uomo, un solo e medesimo sguardo sulle cose della vita, segnato dal precetto dell'utile. Tutto ha subito nella postmodernità un processo di accelerazione senza precedenti, che paradossalmente ricade su se stessa. Gli uomini, infatti, vivono oggi di una certezza apparentemente invalicabile. Il nostro, la società occidentale, con il suo benessere, con l'inseguimento della crescita economica indotta dall'innovazione tecnologica, è il migliore dei mondi possibili. Buonasera a tutti. Noi cercheremo questa sera di tracciare un percorso diverso, di provare a mostrare che il mondo che abitiamo oggi non è forse il migliore dei mondi possibili e che forse non è neanche l'unico possibile. E lo faremo presentando questo volume appena uscito del professor Giovanni Sessa. L'eco della Germania segreta si fa di nuovo primavera, edito da Oaks. E lo faremo con l'autore Giovanni Sessa, che è qui con noi, che ha insegnato filosofia nei licei ed è autore di numerose monografie. Prima di questa che presenteremo stasera, ha dato alle stampe un'opera su Julius Evola e la filosofia della tradizione. E si è occupato poi in altre monografie di Andrea Emo e di Carlo Miguel Stetter. C'è poi con noi il professor Romano Gasparotti, autore dell'introduzione. Il professor Gasparotti è docente di fenomenologia dell'immagine presso l'Accademia delle Belle Arti di Brera Milano. Si è formato con Emanuele Severino ed è il co-curatore delle principali pubblicazioni dell'opera postuma di Andrea Emo. E il suo ultimo libro è La Mentale, Arte, Danza, Ultrafilosofia, edito da Cronopio di Napoli. E poi è con noi Giovanni Damiano, autore invece della Postfazione, nella quale ha illustrato il rapporto tra Julius Evola e i cosmici monacensi, e vedremo poi che cosa lega il filosofo italiano Julius Evola alle altre figure che vengono illustrate in questo volume. Anche il professor Giovanni Damiano è docente di filosofia nei licei e ha curato e scritto numerose monografie su temi che si legano alle questioni che tratteremo questa sera, in particolare la filosofia della libertà in Julius Evola, Elogio delle differenze per un'altra modernità, Sovvertire il tempo, scritti sull'origine e il nuovo inizio, e sta curando ora una monografia dedicata al pensiero di Giorgio Locke. In relazione al destino dell'Europa come terra del tramonto e ad una possibile inversione di senso, il professor Sessa in questo libro ha inteso portare alla luce il sottofondo comune a cinque figure di pensatori tedeschi, apparentemente diversi tra loro per formazione e stile, proprio tra di loro troviamo poeti, pensieri, filosofi. E parliamo in particolare di Ludwig Klages, Stefan George, Karl Lowit, Ernst Jünger e Walter Benjamin. A ognuno di questi è dedicato un capitolo dell'opera del professor Sessa. Ciò che lega profondamente questi autori è principalmente la demitizzazione dei canoni dominanti del modernismo, che sono fondati sull'idolatria della storia, tanto progressista quanto regressiva. E questo libro offre l'occasione per rileggere l'opera di ognuno di questi pensatori, che in un certo senso sono rimasti segreti anche a dispetto della notorietà di alcuni di essi, poiché in ogni caso hanno celato un lato che si pone al di fuori dei canoni ermeneutici consolidati, e porremo in evidenza degli aspetti finora poco indagati. Questo volume, fin dal sottotitolo, Si fa di nuovo primavera, che è tratto da un componimento di Stefan George, ha al centro la discussione sul tema del nuovo inizio,
una questione particolarmente rilevante in un'epoca come l'attuale, in cui sta venendo meno la fallace certezza della fine della storia nel migliore dei mondi possibili. Come dicevamo, nonostante le innegabili differenze che dividono gli autori trattati in questo libro, in essi si annuncia, secondo diverse declinazioni, la possibilità di un riavvio della storia europea. E si mostrano i tratti rilevanti di quel logos physikos, il pensiero di Europa ha tacitato da secoli, ma che pur si era mostrato nei sapienti presocratici quale aurora del filosofare greco. Il logos physikos è l'ordine della natura, intesa però non come un oggetto, come una riserva inesauribile da sfruttare, ma è l'espressione per eccellenza dell'eterna metamorfosi del mondo, la danza di Shiva Dioniso, il cui tratto connotante è la potenza, che la natura vive come spontaneità, ma che l'uomo può arrivare a possedere. Di fronte alla natura noi rincontriamo l'energeia, la potenza dalla quale sorgono gli enti. Alcuni autori che si incontrano in questo libro dovettero confrontarsi con quel principio sul quale l'uomo occidentale ha costruito la propria visione mortifera del mondo, e cioè il principio di identità e di non contraddizione, la staticizzazione della vita realizzata dal primato del concetto. E il logos physikos si manifesta proprio nel superamento dello storicismo, nel suo futurocentrismo, cioè quelle filosofie della storia che sono centrate sulla visione lineare del tempo. Invece la primavera cosmica, intesa come eterno ripresentarsi di ogni spiego del simile, è il cuore pulsante di quelle filosofie della physis che permettono il confronto con un possibile da troppo tempo latente nella filosofia europea. Un possibile che consente di riattivare un rapporto con la vita di là dalla speranza e dalla disperazione. E nella prospettiva degli autori della Germania segreta, l'origine non è il passato, ma è una meta a cui tendere, nell'inesausta apertura delle possibilità. E tale immagine suscita perciò un'azione oppositiva nei confronti del presente e rende possibile la sintonia con il precedente autorevole del mito. Io a questo punto lascerei la parola al professor Romano Gasparotti, che farà delle considerazioni introduttive anche lui a quest'opera. Grazie. Allora, la Germania segreta, negli autori che Giovanni Sessa ha scelto e sui quali ha concentrato la sua attenzione, che sono quelli appunto che sono stati citati poc'anzi, appartiene ad una sorta di tradizione carsica dell'Europa e configura una sorta di Europa possibile, un'Europa in potenza che purtroppo non è ancora riuscita a passare totalmente all'atto, se vogliamo usare il linguaggio aristotelico, ma comunque è presente. Agisce e tra l'altro, se vogliamo anche attualizzare la proposta di Giovanni Sessa, gli autori della Germania segreta, sia quelli sui quali si è soffermato direttamente Giovanni, sia anche tutti gli altri che fanno da contorno e che comunque compaiono all'interno del libro, anche al di là dello specifico filosofico, penso alla musica di Richard Wagner, sulla quale Giovanni Sessa ha scritto altre cose. Sono in fondo gli autori e i temi che costituiscono la cultura e la formazione di un grande artista contemporaneo di cui si è in procinto di celebrare il centenario della nascita, cioè Joseph Beuys, nato il 12 maggio di 100 anni fa, e la formazione e la cultura di Joseph Beuys, cioè di questo artista che ha lasciato un'impronta e anche un'eredità particolarmente significativa nell'arte e nella cultura
contemporanea muove proprio da questi autori, da questa tradizione sommersa, che, come giustamente ha ricordato prima Gabriele Sabetta, è una cultura che oltrepassa, anzi, cerca di porsi al di qua di quel dominio imperialistico della logica dell'identità, della differenza e della contraddizione, per affrontare la vita per quello che è, e cioè come creatività in perenne metamorfosi e volta al suo superpotenziarsi, come afferma Nietzsche. E il fatto che questa cultura della Germania segreta stia alla base di uno degli artisti contemporanei, da un certo punto di vista, più discussi, come Beuys, ma al tempo stesso anche più importanti, che hanno lasciato un'eredità per nulla trascurabile a livello artistico, e di cui appunto si sta ultimamente parlando, stanno fiorendo varie celebrazioni, e testimonia il fatto che la Germania segreta è riuscita, pur nella sua carsica segretezza, è riuscita a produrre i suoi frutti migliori più nell'ambito artistico che in quello prettamente filosofico. E ciò ha una ragione. Ci sono dei motivi che giustificano questo. E la Germania segreta, proprio perché non ragiona nei termini classici, imperniati sui principi dell'identità, della differenza e della non contraddizione, pensa la vita nel senso della mixis, cioè quel logos physikos al quale faceva riferimento prima Gabriele, è il logos il quale riconosce il fatto che la vita è innanzitutto perenne metamorfosi, e nel suo essere perenne metamorfosi e nel suo non sottostare ai principi logici dell'identità, della differenza, della non contraddizione, non conosce né oggetti, né soggetti, né significati. Soggetto, oggetto, significato sono prodotti di quella macchinazione metafisica, di quella Machenschaft, come l'aveva chiamata Heidegger, che continua a dominare e continua a dominare negli attuali scenari logocentrici, ma che gli autori della Germania segreta, che Giovanni Sessa ha letto e interpretato molto spesso anche in una maniera che non ricalca le interpretazioni dominanti, e penso in particolare a come egli affronta figure e pensieri come quelli di Carl Loewit e Walter Benjamin, oltre che di Junger, che di prima acchito Loewit è
Beniamin sono pensatori molto letti, molto interpretati, molto studiati, molto citati, ma dei quali Giovanni Sessa riesce a mettere in luce il carattere appunto segreto, e cioè il non detto, l'implicito, ciò che li rende appunto inattuali, ciò che li rende perennemente inattuali. E il quadro che ne viene fuori, detto sinteticamente, quel nuovo inizio al quale tutti questi autori fanno in qualche maniera segno, va nella direzione di una sorta di risveglio di quelle concezioni che prima che essere portate dagli autori, da questi autori della Germania segreta, avevano fatto la loro comparsa per la prima volta in quella che Nietzsche aveva chiamato epoca tragica dei Greci, in particolare quella concezione della natura in quanto mixis, nella quale appunto tutto è in tutto. Una mixis caratterizzata dalla natura porosa, nel cui compenetrarsi il penetrante, nel suo penetrare, è al tempo stesso penetrato da ciò che esso penetra. Naturalmente, tutti elementi che non possono essere in nessun modo definiti, formulati, inquadrati all'interno di un pensiero rigorosamente e strumentalmente logico. Ne viene fuori il quadro di una natura, appunto di una physis in quanto mescolanza, la quale non ha soggetto, non ha oggetto e non ha significato, ma in cui alla fine tutto, come diceva Empedocle, ha la sua intelligenza e ha la sua saggezza, in maniera tale che la saggezza e l'intelligenza non sono affatto la prerogativa esclusiva dell'essere umano in quanto dotato di anima razionale e quindi di phoné semantiché, di vox significativa, e quindi che lo rendono tale da parlare quella che Walter Benjamin, uno degli autori di cui si occupa Giovanni Sessa, denomina la lingua degli uomini, e cioè quel modo di comunicare verbale incentrato sulle lingue alfabetiche che estranea e separa gli esseri dotati di phoné semantiché rispetto a tutti gli altri esseri viventi e anche artificiali, e cioè estranea l'essere umano, secondo Benjamin, dal comunicarsi proprio della volpe, anzi della montagna, della volpe e della lampada, i quali appunto rispondono invece a quel logos physikos che l'ipostatizzazione dell'umano linguaggio verbale ha in qualche maniera allontanato e separato da sé.
La prospettiva che secondo me alla fine emerge da questi studi di Giovanni Sessa va tutta nella direzione di un nuovo inizio, il quale ha come sue caratteristiche fondamentali l'essere non solo non umanistico, ma anche l'essere non antropocentrico. E in questo modo la ricerca di Sessa si dimostra particolarmente interessante perché si colloca all'interno di un filone di studi piuttosto recenti che vanno appunto nella direzione dell'oltrepassamento dei limiti umanistici e antropocentrici, ma lo fa con un rigore ed una profondità che è difficile trovare in altri autori che in qualche maniera affrontano gli stessi temi. Penso in particolare a Timothy Morton, che adesso è un po' sulla cresta dell'onda. Perché Giovanni Sesta, rispetto a questi autori, i quali si pongono su posizioni alla fine fintamente o falsamente alternative, perché poi se leggiamo per esempio i testi di Timothy Morton, scopriamo che egli ha un'impostazione anche proprio nella sua definizione dell'iperoggetto, ha una impostazione neanche post-kantiana, kantiana, cioè definisce l'iperoggetto esattamente come Kant aveva definito la cosa in sé, solamente con qualche aggiornamento terminologico alla page, ma sostanzialmente egli appunto ricalca posizioni tipicamente kantiane. Invece, Giovanni Sessa, e questo secondo me è personalmente perlomeno ciò che mi ha interessato molto nella sua proposta di pensiero, è che lui trova questa componente non umanistica, ultra-umanistica e ultra, antropocentrica in autori che in qualche modo non sono radicalmente ed esplicitamente alternativi rispetto alla tradizione del pensiero occidentale, come a dimostrare che in fondo questa matrice, ripeto, antiumanistica o ultraumanistica e ultra antropocentrica è qualcosa che non è separato dalla tradizione di pensiero e culturale occidentale e dalla tradizione anche dominante, ma è una sorta di suo lato nascosto, è una sorta di suo lato oscuro che però è latente anche all'interno di autori che hanno fatto questa tradizione e costituisce una sorta di implicito o di armonia nascosta che alla fine è destinata a mostrarsi come più forte rispetto ad ogni armonia manifesta, secondo quel famoso frammento di Eraclito, il che rende quindi questo nuovo inizio non una semplice alternativa, non la solita alternativa, cioè l'alternativa al presunto pensiero dominante, ma qualcosa che è sempre stato lì. È sempre stato nell'implicito anche della tradizione dominante, ma che finora
non è mai riuscito ad attualizzarsi ed è rimasto sempre in una condizione potenziale, perché una delle risposte che si possono trarre da questo libro è che essa sia rimasta potenziale perché anche gli autori che, come Martin Heidegger, apparentemente hanno cercato di opporsi a questa linea dominante, in realtà però alla fine ne hanno condiviso sostanzialmente i presupposti, la struttura, le linee direttrici, limitandosi semplicemente a rovesciare in qualche modo la linea dominante della tradizione, senza però metterla radicalmente in questione. È interessante nel libro di Sessa il modo in cui, attraverso l'interpretazione leuvittiana di Heidegger, vengono messi in luce i limiti del pensiero di Heidegger stesso e anche la contraddizione che lo lacera, in quanto si tratta di un pensiero che esplicitamente in actus ignato si presenta come rivolto al nuovo inizio, ma in realtà utilizza e continua ad utilizzare gli schemi di un pensiero ancora, appunto, legato addirittura ai presupposti della metafisica più tradizionale e in fondo più umanistica, nonostante quanto Heidegger avesse dichiarato nella stessa lettera sull'umanismo. Ma in realtà quello che, appunto, come Giovanni Sessa scrive, in particolare nel capitolo dedicato a Löwit, Heidegger alla fine non esce per nulla da una concezione che rimane non solo antropocentrica, ma addirittura pienamente e prettamente umanistica. Mi fermo qui, forse ho parlato troppo, ma per il momento mi fermo qui. Grazie, carissimo Sparotti. Più avanti avrò da chiederle un intervento su uno degli autori trattati in questo libro, dato che ha un rapporto diretto con la materia che lei insegna. E nel frattempo passerei al professor Giovanni Damiano, che, come ho anticipato, è l'autore della postfazione a questo libro, nella quale ha trattato del rapporto tra Julius Evola e i cosmici monacensi. Passo quindi la parola e vediamo che rapporto c'è tra questo importante filosofo italiano del Novecento e i filosofi del circolo, appunto, dei cosmici monacensi. Sì, nella mia postfazione mi sono occupato di questo aspetto, perché i cosmici non sono sicuramente tra i principali, come dire, autori della biblioteca di Evola, questo ho detto immediatamente, insomma, non sono autori di riferimento, soprattutto Schubert. Però c'è un rapporto che è durato molti decenni tra Evola e Clavius, un rapporto sostanzialmente polemico, fortemente antagonistico, insomma, soprattutto ovviamente da parte di Evola. Nei confronti di Schuller invece, insomma, tutto sommato è un rapporto anche più circoscritto nel tempo. Però credo che anche al di là delle stesse intenzioni di Evola, questo rapporto sia
molto interessante, insomma, si è caricato di una pluralità di significati che secondo me gettano una luce tutto sommato interessante sia sull'opera di Evola che anche su come Klages è stato poi interpretato. Se volessi sintetizzare, direi che anche Evola rientra in quegli autori che hanno, diciamo, fortemente banalizzato il pensiero di Klages. La cosa che mi ha colpito è che sono autori che si ritrovano tranquillamente in tutti gli schieramenti politico-culturali, insomma. Non penso solo a Lukács, ma ad esempio anche a Manfred Frank, che è un esponente della nuova mitologia tedesca, insomma, dà dei giudizi su Klages, a mio parere, assolutamente riduttivi. Quindi è interessante sia per capire un po' lo sviluppo del pensiero di Evola, ma anche, diciamo, come dire, la ricezione del pensiero klagesiano in Italia. Credo che Evola, insomma, sia un nome interessante anche da questa prospettiva. Diciamo che il rapporto è un rapporto molto conflittuale, perché Evola trasforma quasi Klages in un esponente del quasi paradigmatico, insomma, dell'irrazionalismo, della filosofia della vita, le legge in genere sempre in relazione con autori come Jung, Bergson. Non ne dà mai un giudizio, diciamo così, pacato. La cosa importante è che probabilmente Evola ha visto in Klages, ma anche in Schuller, due rappresentanti di una linea politico-culturale che ovviamente poteva avere degli elementi di, diciamo, delle affinità col suo pensiero, quindi forse c'era anche questa necessità di prendere ulteriormente le distanze da autori che almeno apparentemente potevano sembrare, come dire, appartenenti alla stessa famiglia politico-culturale, sia in relazione ovviamente all'interpretazione dei cosmici di Bachofen, che è comunque un autore di riferimento di Evola assolutamente fondamentale. Rivolta contro il mondo moderno, l'architettura di rivolta contro il mondo moderno è in buona misura bachofeniana, ma non solo, anche opere come sintesi dottrina della razza. Quindi c'è senz'altro questo primo, come dire, fronte di scontro. E poi c'è anche sicuramente sull'influsso di Guénon, insomma, con riferimento, tra l'altro in maniera anche esplicita, alle tesi di Guénon sulla cosiddetta sovraesistenza della vita, c'è anche una critica a Klages, appunto nel senso dell'irrazionalismo, di questa esaltazione della vita. In particolar modo Evola insiste sulla contrapposizione klagesiana tra spirito e anima, la intende in maniera molto negativa, ritiene che Klages in questa sua lotta senza quartiere con lo spirito abbia finito per cedere alle potenze dell'irrazionalismo, le potenze infere, quindi sia sostanzialmente scivolato nel suo personale. Ecco, questa è un po' la critica fondamentale. Poi ce ne sono altre di contorno, per esempio l'interesse mostrato da Klages per il mondo pelasgico agli occhi di Evola è un altro cedimento clamoroso a questo mondo sostanzialmente infero, nel senso di tonio, ginecocratico, che non ha nessun contatto con il mondo uranico-apollinio, per utilizzare un po' le espressioni evoliane, insomma. Quindi è una sorta di mondo proprio altro rispetto a quello uranico-paterno, sempre per riprendere Evola, insomma. Quindi
anche questo è un aspetto, secondo me, importante da sottolineare. Ma la cosa, secondo me, forse la più significativa di tutte, è che l'equivoco eoliano è particolarmente rilevante proprio là dove sembra che invece ci sia un'affinità forte. Cioè, se si legge Metafisica del sesso, ci si rende conto, ecco, in quel caso Evola vede Clages addirittura come uno di quegli autori che in qualche modo hanno fatto la battistrada alle sue posizioni sul sesso. E quindi apparentemente lì sembra che ci sia, diciamo, una svolta, cioè sembra che effettivamente Evola guardi a Clages, non ai cosmici, perché ripeto, Schuller lo liquida in un paio di articoli, tra l'altro molto, come dire, contestualizzati dal punto di vista storico, perché sono articoli dei primissimi anni 40, quindi in un contesto chiaramente segnato dalla polemica razziale, dalla guerra, quindi è ovvio che insomma la Roma efebbrica di Schuller, il concetto di vita aperta, la fioritura sono per Evola, insomma, cioè un cedimento su tutta la linea, insomma. Quindi, nel caso di Clages invece c'è un rapporto molto più lungo, insomma, e in Metafisica del sesso sembra che insomma ci sia effettivamente un incontro. Ecco, sembra che lo scontro sia sostituito invece da un incontro, insomma, da una certa affinità tematica che sembra emergere e che Evola mette in luce sin dall'ouverture, diciamo, di Metafisica del sesso. Però in realtà, ecco, dicevo prima, quello che colpisce è che anche nel momento in cui sembra che queste due parabole di pensiero in qualche modo si incontrino, invece si rivela tutta la lontananza, tutto secondo me lo scarto incolmabile che corre tra Evola e Clages, perché Evola tende effettivamente ad assolutizzare una serie di figure, no? La donna assoluta, l'uomo assoluto, ma che è lontanissimo dal discorso di Clages. Clages effettivamente travolge completamente queste opposizioni rigide, dualistiche, conflittuali, perché ovviamente non solo non, come dire, seguono il divenire della vita, ma sostanzialmente lo negano. Quindi è evidente che alla fin fine l'eros cosmogonico di Clages, pur citato con favore da Evola, a mio parere non rientra nella concezione evoliana. Certo, è chiaro, si possono sempre individuare, come dire, dei momenti di vicinanza, ma non nell'essenziale. Nell'essenziale c'è invece una lontananza probabilmente, ripeto, incolmabile, proprio perché Clages rientra in quegli autori della Germania segreta a cui Giovanni ha dedicato per la prima volta, secondo me, uno spazio importante. La cosa interessante per ai miei occhi è che c'è una casa editrice di destra, diciamo radicale senz'altro, che sono le edizioni di Arr, che hanno pubblicato tanto Evola quanto i cosmici, Schuller, Clages, George, ultimamente addirittura la Franziska Zweig. Quindi è interessante notare come questo scarto sia anche proprio nei fatti, come dire, editoriali, insomma. Però dicevo, credo che Giovanni sia stato veramente il primo a valorizzare i cosmici inserendoli in un contesto estremamente interessante, dove Clages
assume secondo me il ruolo che gli spetta, al di là, ripeto, delle banalizzazioni e delle scomuniche che lo hanno colpito. Scomuniche da destra e sinistra, ovviamente, perché insomma Claggett è stato considerato il campione dell'irrazionalismo da Evola come da Lukács. Quindi anche questo credo che testimoni della effettivamente dell'attuale inattualità, insomma, di Claggett, cioè del suo effettivamente rappresentare un pensiero che, come dire, non è effettivamente concordo con quello che diceva il professor Gasparotti, cioè non è affatto un pensiero alternativo. Secondo me, cioè anche il considerarlo alternativo credo che sia anche lì banalizzarlo e soprattutto relegarlo ai margini di una tradizione filosofica che invece secondo me è che quella poi del logos physikos, secondo me nella quale Claggett rientra pienamente, quindi non è affatto un pensatore, come dire, eccentrico nel senso che è fuori da una tradizione. E quindi è facilmente isolabile, facilmente liquidabile, con una sorta di episodio marginale. No, al contrario, rientra pienamente in una tradizione, certo, una tradizione che insomma, come dire, non si è forse mai trovata il lato vincente, insomma, questo credo che forse sia nella natura stessa di quella. Probabilmente di quella tradizione, insomma, cioè quella cioè di muoversi effettivamente lungo percorsi, direzioni che difficilmente la fanno emergere. E anche questo è importante, cioè perché, e chiudo, la Germania segreta di cui parla Sessa, Giovanni, poteva prestare facilmente a delle letture, come dire, iperpolitiche, insomma, e invece c'è stata secondo me una capacità veramente notevole di dire, valorizzare quello che veramente andava valorizzato piuttosto che una lettura politica che alla fin fine insomma era anche tutto sommato a portata di mano, ma a mio parere banalizzante. Questo è quanto. Grazie, professor Damiano. Magari più avanti potremo ancora fare qualche considerazione su come le questioni poste dagli autori della Germania segreta trovarono uno sbocco nell'Italia degli anni 20 e 30, proprio nella filosofia di Julius Evola. E adesso lascio la parola al professor Giovanni Sessa. Grazie. Mi corre l'obbligo innanzitutto di ringraziare per l'ospitalità Libropolis, i tre amici che mi accompagnano in questa serata, ma anche il professor Freschi, Marino Freschi, germanista, che ha scritto uno dei due scritti che introducono il mio libro, appunto insieme a Romano Gasparotti. Le motivazioni che mi hanno spinto a questo tipo di studio e di ricerca sono motivazioni da un lato di tipo storico-filosofico e teoretico in uno, ma soprattutto motivazioni che nascono da una considerazione quantomeno sconsolata del presente intellettuale nel quale noi tutti oggi viviamo. Un presente che è caratterizzato dalle false contrapposizioni ideali che vedono da una parte in filosofia schierati i presunti continentali e dall'altra gli analitici. Presunte contrapposizioni perché in realtà le strutture di fondo della teoresi degli uni e degli altri sono le medesime, come diceva Gasparotti poc'anzi, sono le strutture che affondano nel cuore vitale di quella che è stata definita con parola inesistente nell'originario vocabolario greco la metafisica europea, la metafisica occidentale. Siano essi sostenitori, come dire, di un al di là teologico-metafisico, o siano essi sostenitori di una scienza onnisciente molto simile al Dio che questi scienziati il più delle volte vorrebbero negare e che hanno creato insieme di fatto attraverso la realizzazione nella prassi del Gestell, dell'impianto della tecnica della tecnoscienza, la realtà nella quale noi tutti oggi siamo calati, sia sotto il profilo politico che sotto il profilo esistenziale che sotto il profilo, se si vuole usare questo termine, spirituale. Quindi fin dal titolo ho cercato qualcosa, una frase
che fosse il veicolo di un'idea, la necessità di un cambiamento radicale dello stato presente delle cose. Da qui l'utilizzo di un verso molto noto di Stefan George, che è uno dei pensatori che tento di interrogare in queste mie pagine. Credo che in questo volume, come è stato riconosciuto e ne rendo merito da Gasparotti, io tento, e uso un'espressione proprio di Gasparotti, di sottolineare l'appartenenza, secondo modalità diverse, di questi cinque pensatori ad un pensiero altro, non altro. Altro rispetto alle strutture portanti della metafisica occidentale, ma che nel medesimo tempo vivono, hanno vissuto all'interno di questo stesso pensiero, perché se avessi semplicemente presupposto la possibilità di progettare, di costruire un'altra filosofia, sarei ricaduto nelle stesse maglie di quella struttura concettuale su quale la vita in Occidente è stata fondata da migliaia di anni, che è il principio di identità e il principio di non contraddizione, nella duplice versione data a questo principio in illo tempore e da Parmenide e dagli Eleati e da poi Aristotele. Uno degli snodi teorici credo più importanti di questo libro l'ho individuato in Clages, perché Clages ritiene che l'errore fondamentale del pensiero occidentale che ha prodotto la nascita dello spirito, che si badi, non è cosa altra, lo ripeto ancora una volta, dall'anima, come statuisce il titolo della sua opera principale. Ma lo spirito è semplicemente un'anima che si è staticizzata attraverso l'uso del principio di identità, attraverso la creazione del concetto, che ha determinato la nascita di un soggetto conoscente contrapposto ad un oggetto conosciuto, e che individua la nascita di questo errore, così esiziale per la storia dell'Occidente e di noi tutti, in uno dei grandi discepoli di Parmenide, in Zenone di Elea, il quale, nei suoi famosissimi paradossi, dei quali nel Novecento si è interessato addirittura Einstein, tra gli altri, ma con i quali tutti si sono dovuti confrontare, definisce per la prima volta l'immobilità spaziale del punto, di uno spazio, per negare la possibilità del movimento e della molteplicità. Da quel momento, di fatto, la realtà del physis, vale a dire dell'essere, se vogliamo attenerci all'espressione heideggeriana, è stata confusa con la realtà del concetto che dice degli enti, la loro singolarità e nella loro alterità, nella loro diversità dagli altri enti, con i quali pure istituiscono, hanno dei rapporti. Quindi Clages, nella mia lettura degli autori della cosiddetta Germania segreta, che è un mitologema che fiorisce ai margini del Kreis di George, nei primi decenni del Novecento, in quella Monaco di Baviera, il cui quartiere degli intellettuali e degli artisti è stata recentemente, proprio in una pubblicazione della casa editrice AR, Gli appunti del signor Signora, ricostruita da una delle protagoniste di quella stagione dionisiaca della cultura europea, con toni, come dire, assolutamente appassionanti e realistici nel medesimo tempo, per cui è sicuramente un punto di riferimento Clages, il circolo di George, imprescindibile. George si lega direttamente ad uno degli altri autori che sono stati dei precedenti, dei precursori di questa Germania segreta, che in realtà è l'Europa possibile della tradizione, qualora questa tradizione non venga pensata però in termini di retroflessione storica, come qualcosa che c'è stato un tempo in un dato passato e che quindi nella realtà attuale non esiste. È il regno invece, la Germania segreta, la tradizione o l'Europa possibile, è il regno del possibile, che in quanto tale è un regno per definizione aporetico, che pur non essendo nelle cose di questo tempo, ad esempio, ha comunque in esso una sua presenza, quella presenza testimoniata dagli autori di cui mi sono occupato. E questo ci riconduce all'autore di cui stavo cercando di parlare poc'anzi, Wagner, tanto come musicista quanto come teorico, perché ritengo, con Locchi e con Paolo Isotta, musicologo recentemente scomparso, che il Tristano Isotta rappresenti non semplicemente una composizione musicale, in quanto la grammatica musicale che lo costituisce è una grammatica assai rilevante,
perché definisce il ritorno in Occidente della musica tonale. La musica occidentale è stata, sin dall'irruzione del cristianesimo, come le storie della musica stanno a testimoniare, musica monodica. Una musica, cioè, nella quale ogni nota segna e delimita, in quanto attimo, uno spazio determinato e del tempo e, appunto, della dimensione, spaziale. In Wagner tutto questo viene meno, perché ogni nota è consustanziale in sé nelle partiture del Tristano e Isotta, tanto delle note che la precedono quanto delle note che verranno. Insomma, si afferma con Wagner, come suggerì in un libro dell'82 proprio Giorgio Locchi, prefato da Paolo Isotta, una concezione sfenica o tridimensionale del tempo, la medesima, a mio giudizio, che era emersa in alcune pagine del miglior Nietzsche. Una concezione del tempo, cioè, che è antitetica tanto alle filosofie della storia futurocentriche, progressiste e vettoriali, quanto alle visioni ciclico-regressive del cosiddetto tradizionalismo. Perché io, infatti, è bene chiarire questa distinzione, inserisco, tento di inserire questi cinque autori così diversi tra loro nella tradizione del pensiero antimoderno, che leggo alla luce di quanto sostenuto da Antoine Compagnon come un pensiero altro, per esempio, dal tradizionalismo stricto senso inteso, essendo alcuni di questi autori, in particolar modo Walter Benjamin, testimonianti l'antimodernità della loro ultramodernità, per cui non miranti nella loro proposta teorica ad un recupero del già stato, ma convinti attraverso il memorare benjaminiano, ad esempio, che è, come dire, indicativo rispetto a un tema del nuovo inizio di cui sto parlando, che il passato conserva sempre in sé, qualsiasi passato, un inespresso. E questo inespresso attende di essere attualizzato. E questa attualizzazione dell'inespresso avviene in quello che Benjamin definisce l'attimo. Un attimo che Benjamin, più che in termini di materialismo storico, questa è la vulgata nella quale è stato relegato da troppa affrettata esegetica scolastica questo autore, legge in realtà la luce, come Scholem e la sua lezione hanno mostrato, della teologia ebraica, quindi la legge in termini messianici. Sostengo quindi in queste pagine che tra questi autori Benjamin rappresenta un colloquiante con il pensiero del nuovo inizio, perché in qualche modo, dato questo suo significativo, preponderante debito teologico, in lui ci sia una componente anche forte di filosofia della storia. Non è casuale che l'opera nella quale si occupa direttamente di queste tematiche si intitoli significativamente Tesi di filosofia della storia, ma si lascia alle spalle la dimensione futurocentrica. Ci parla della citazione storica, che è un corrispettivo nell'azione storico-politica dell'utilizzo, se si vuole, delle citazioni che Benjamin fece attraverso la sua archeologia, per così dire, industriale del moderno, nei bellissimi scritti sui passage. E vede come citante per antonomasia dell'età moderna niente meno che il giacobino Robespierre, che attraverso l'azione rivoluzionaria, durante gli anni della rivoluzione francese, fece riattualizzare il passato inespresso della Repubblica Romana, o tentò di farlo. Quindi il problema che è significativo per me in Benjamin è che è un autore che si contrappone al continuum storicistico, tanto nelle sue valenze progressiste quanto nelle sue valenze reazionarie o regressive. Quindi un autore significativo da leggere in questo contesto. È stato definito Benjamin da Hannah Arendt un cercatore di perle, perché aveva coscienza che quando si va sott'acqua e si trova una perla, quella perla, che è così preziosa e così bella, è in realtà il risultato di una degenerazione naturalistica. Ma in questa degenerazione naturalistica, che rappresenta simbolicamente la dimensione della storia come catastrofe, in questi termini letta da Benjamin, con l'angelo della storia che è rivolto al passato ed è sospinto dal vento del progresso spirante dal paradiso verso il futuro, con le spalle verso il futuro naturalmente, ebbene questa perla è simbolo di tutto questo, ma in questo processo è possibile, come dire, una sintesi nel presente
di ciò che è stato, un innesto, una citazione di ciò che è stato, è l'inespresso a cui ti riferirono con competenza e significatività di argomenti alcuni uomini delle avanguardie artistiche anche del primo Novecento. Quindi non è casuale quanto ha detto Gasparotti poco fa, che il tema della Germania segreta, questo regno del possibile, abbia avuto più espressione artistica che non teoretica, perché l'arte, diciamo così, le dimensioni sinestetiche, soprattutto nel Novecento, hanno vissuto meno, come dire, sotto il controllo del logocentrismo, dell'ontoteologia dell'Occidente. E quindi in questo fare che tende sempre a sintonizzarsi sul novum della vita, quel novum della vita testimoniato da Klages, ma testimoniato anche da questa natura porosa, flessuosa, animata da Eros, di cui ci ha parlato Carl Levitt, che viene in luce cosa mai sia il logos physikos, che in realtà è una ripresa, citava poco fa Gasparotti Empedocle, certamente della filosofia aurorale dei greci. Ma pensare che tutto in natura pensi significa anche riproporre una tematica che era riemersa nella Rinascenza italiana, un'altra fase del nuovo inizio d'Europa, in tutto il pensiero ermetico, in particolare nel pensiero ermetico di matrice bruniana, che guarda caso avrà una sua rilevanza nella formazione di quel ritorno allo fiusi che si manifesta compiutamente qualche secolo dopo in Spinoza. E questa ripresa spinoziano-bruniana è assai significativa nella Fiusi di Levitt. Altra parentesi ed altro inciso significativo. Levitt è conosciuto dai più come l'allievo ebreo del nazista Heidegger. In realtà Levitt è colui che porta effettivamente a compimento, o si pone su questa strada, che è quella del compimento del programma che avrebbe voluto mettere in atto Heidegger, ma che non riuscì a portare a termine, perché come ricorda giustamente Franco Volpi, nella introduzione ai contributi alla filosofia di Heidegger, proprio in quell'opera la struttura teologica di Heidegger fa implodere il suo progetto. Quindi Heidegger non riesce in realtà a incontrare la physis, perché ogni lemma del suo filosofare è fortemente pensato in termini di temporalità e di storicità. Non c'è una distinzione in questo tra il primo e il secondo Heidegger. In Essere e Tempo, 1927, Heidegger pensa l'esserci come storicità, poi pensa la storia dell'essere come evento e quindi cala la sua neontologia nella dimensione futurocentrica che è propria delle filosofie della storia. E ciò lo portò al clamoroso abbaglio dell'abbraccio, sia pure per brevissimo tempo, per 7 mesi, quando assunse la Führung dell'Università di Friburgo con il nazismo. Tutti questi autori sono autori che muovono una radicale critica al loro tempo, una radicale critica anche politica alla modernità, ma non per ritornare in illo tempore, ma nella convinzione certa che sia possibile, come lo è ancora oggi, costruire, per usare il titolo tanto di un libro di Giovanni Damiano quanto del professor Davide Bigaldi, fondare un'altra modernità, non più centrata su quel primato del logo, sul primato del concetto, disceso dal primato della principio di identità, un'altra modernità che sia capace di corrispondere ad uno degli esiti presenti nel mito di Orfeo che tento di riproporre, stando e rifacendomi alla lezione che in tema è stata sviluppata da Massimo Donà, perché il mito di Orfeo è un mito fondativo del sapere d'Occidente. Nel suo racconto sono presenti le due possibilità, una l'abbiamo percorsa fino in fondo, quella del teorema, del sapere distinguente. Il sapere che portò a morte definitiva l'amatissima Euridice nel momento in cui questo teorema fondato sullo sguardo, sul vedere che è etimologicamente presente non casualmente nell'idea platonica, perse appunto Euridice quando Orfeo la guarda negli occhi. Ma c'è un'altra possibilità desumibile da questo mito, quello della testa mozzata di Orfeo, che continua a cantare nelle acque del fiume Ebro, continua a rianimare quella natura. Gli alberi non sono più alberi, le rocce non sono più rocce, perché la natura che viene cantata da Orfeo è una natura porosa, flessuosa, erotica, animata dall'interno. Un'ultima parola conclusiva su quanto detto da Damiano a proposito di Evola Klages e Evola Cosmici.
Quanto dice Damiano sotto il profilo filologico e storico critico è corretto. In realtà però l'Evola filosofo scopre il medesimo principio che anima la fiusi, che la rende porosa e flessuosa, che Evola in quegli anni chiamò il principio dionisiaco, la potestas, la potenza dionisiaca, la potenza del niente, del nulla di ente, appunto, che anima il mondo al di là delle distinzioni e delle esclusioni che il distinguere porta inevitabilmente con sé. L'Evola, che è cattivo lettore di Klages, è l'Evola che è non tanto condizionato da Bakofen, secondo me, ma è l'Evola che è condizionato dalla visione regressiva della storia fondata sulla dottrina dei cicli che discende da Genon, e quindi da una visione meramente contemplativa, e quindi già per questa stessa ragione fortemente condizionata dal logocentrismo, che Evola torna a superare alla fine della sua vita, soprattutto in Cavalcare la Tigre. Non è casuale, ricordo sempre a molti interpreti di Evola, che poco prima della morte, nell'ultimo volume, Ricognizioni, Evola volle ripresentare un testo fondamentale che aveva pubblicato nell'Individuo e Divenire del Mondo, che è un testo dedicato appunto all'esegesi del dionisismo, sia pure rivisto e corretto, moderato rispetto alla radicalità che esso aveva in illo tempo. Voglio dire con questo che se è corretta la lettura filologica di Damiano, dobbiamo tener conto che la filologia, fortunatamente intendo dire, me l'hanno insegnato Nietzsche e Benjamin, in genere assassina sempre se stessa, per così dire. Quindi bisogna tentare di avere uno sguardo che va al di là dal dato meramente filologico, per tentare di recuperare, come ho cercato di fare, credo, in questi cinque autori, una sorta di fil rouge che è presente comunque nel loro pensiero, che resta appunto altro non altro rispetto alla tradizione nella quale sono nati, con la quale si sono confrontati, che hanno cercato di rianimare, appunto, guardando più che al Theorein, al canto di Orfeo, al canto rianimante la vita, al canto che può determinare nuove primavere del mondo da ogni punto di vista storico, politico, spirituale, esistenziale. Grazie professoressa. Vista la presenza del professor Romano Gasparotti, io gli chiederei a questo punto un intervento su Klages, sulla filosofia dell'immagine e di come il suo pensiero si leghi a quanto abbiamo detto finora in tema di logos physikos e di nuovo inizio e del mito che può sempre ritornare a fecondare il tempo storico. Sì, cercando di essere breve, allora, innanzitutto, Klages è il filosofo dell'immagine per eccellenza, perché egli, anziché, come molto spesso è stato detto, anziché proporre una sua propria alternativa teoria sull'immagine, egli non fa altro che cogliere il frutto di tutta la riflessione e la speculazione sull'immagine che era stata prodotta dalla tradizione precedente, avendo una particolare attenzione non tanto per gli elementi divisivi che ce ne sono nei diversi modi in cui il pensiero occidentale ha trattato l'immagine, basti pensare anche proprio alla stessa enorme differenza che c'è tra la concezione platonica dell'immagine e quella aristotelica dell'immagine, ma Klages non ha voluto enfatizzare le differenze, gli elementi divisivi, ma ha cercato di mettere assieme ciò che accomuna tutte le principali concezioni dell'immagine che sono state prodotte dal pensiero occidentale, al di là delle loro differenze. Per cui nella concezione klagesiana dell'immagine troviamo elementi propri
nelle concezioni arcaiche dell'immagine troviamo elementi tratti dalla concezione platonica dell'immagine, troviamo elementi tratti dalla concezione aristotelica dell'immagine, troviamo elementi tratti dalle concezioni medievali dell'immagine, troviamo elementi tratti dalle concezioni rinascimentali dell'immagine, troviamo elementi tratti dalle concezioni del Seicento, Bruno, Spinoza, per arrivare sino alle concezioni romantiche. E secondo me la concezione claghessiana dell'immagine è una sorta di summa di tutto ciò che il pensiero occidentale ha prodotto riguardo all'immagine, la quale mette in luce come l'immagine in fondo sia la vera arte. La vera archè sta nell'immagine. L'immagine per Klages sta all'origine di tutto. Anche, come appunto dicevano sia Giovanni Damiano che Giovanni Sessa, l'immagine sta alla base dei concetti e quindi del mondo dello spirito, degli oggetti, nella misura in cui semplicemente oggetti e concetti sono, come diceva appunto Sessa prima, semplicemente immagini cristallizzate, perché l'immagine per Klages è fondamentalmente potenza. Però quando Klages intende il termine potenza, non lo intende nell'accezione privativa di Aristotele, e cioè Klages, quando sostiene che l'immagine è essenzialmente potenza, non intende la potenza in quanto potenza di non, come per Aristotele, ma intende la potenza come non potere non, cioè intende la potenza come potere, e cioè ritorna a quelle concezioni del dynastai precedenti ad Aristotele, che si ritrovano oltretutto fino a Platone compreso, secondo le quali la potenza consiste nel potere, e cioè non nel potersi realizzare tanto quanto non realizzare, come sosterrà Aristotele, come aveva sostenuto Aristotele per tutta una serie di ragioni interne al sistema di pensiero aristotelico. E quindi la potenza, l'immagine essendo potenza nel senso più potente e più assoluto del termine, non può che realizzarsi e quindi non può che rendersi anche visibile, pur essendo però nella sua origine invisibile, ma in maniera tale che, e questo però appunto è un aspetto che secondo me invece Evola ha saputo cogliere, e cioè in questo realizzarsi della potenza dell'immagine, quelle che il pensiero logico considererebbe delle differenze, in realtà non sono altro che semplici gradi di realizzazione della potenza stessa dell'immagine, i quali si dispongono in un continuum che non ammette né tollera soluzioni di continuità, e quindi per questo non possono essere considerate delle differenze, in maniera tale che l'immagine in quanto potenza non può far altro che continuamente scorrere, continuamente passare, continuamente nel continuum attraverso questi gradi, e quindi oscillare continuamente tra la cristallizzazione o la fluidificazione senza soluzione di continuità, in maniera tale che
la caratteristica essenziale dell'immagine di quanto potenza, secondo Klages, sta proprio nella necessità dell'oscillare, e cioè sta nell'impossibilità di decidere questa oscillazione, e cioè sta in quello che i greci avevano chiamato epaphoterizein, inteso come condizione insopprimibile ed indecidibile. Da questo punto di vista, ritengo che un altro filosofo, che è già stato citato precedentemente, che si mostra molto in consonanza con Klages riguardo alla concezione dell'immagine, è proprio Andrea Emo, e in particolare ciò emerge nell'ultimo appunto volume, In principio era l'immagine, dove appunto nella sezione dedicata, che abbiamo dedicato all'immagine, Emo è molto esplicito da questo punto di vista, e anzi per certi aspetti è addirittura più esplicito dello stesso Klages. E in ogni caso resta fermo il fatto che tanto per Klages quanto per Andrea Emo bisogna dire che appunto veramente in principio è l'immagine è l'archè, tutto dipende dall'immagine, ma è chiaro che ciò non ammette nessun tipo di interpretazione riduttiva o astratta, per dirla hegelianamente, dell'immagine, e quindi l'immagine non è né ciò che comunemente si dice, non è solo ed esclusivamente ciò che comunemente si dice tale, cioè ciò che nella lingua inglese si dice picture, ma non è nemmeno solamente l'image, cioè l'immagine non è né solo invisibile né solo visibile, ma appunto è ciò che può continuamente farsi tanto visibile quanto invisibile, tanto fluida quanto cristallizzata, in un continuo perenne e insopprimibile oscillare, in maniera tale che, ma questa però, diciamo così, è una mia interpretazione appunto klagesiana, che forse va anche, no, sicuramente va oltre forse quanto Klages aveva voluto esprimere, e questa oscillazione poi è la condizione del pensare stesso, nella misura in cui il pensare non può prescindere dall'immagine, come peraltro aveva detto esplicitamente Aristotele, primo libro del De Anima, e ogni pensare è in primo luogo fantasia, e non è possibile alcun pensare senza la fantasia. Bene, ringrazio professor Romano Gasparotti per questo chiarimento sul pensiero di Klages. Se non ci sono altri interventi, io mi avvierei alla conclusione, e ringraziando i partecipanti e la pagina di Libropolis che ci ha ospitato, ricordo ancora il titolo del libro, mostro ancora una volta la copertina, l'autore Giovanni Sesta, il libro si intitola L'eco della Germania segreta, di cui consigliamo la lettura per provare a uscire dagli stretti confini cui la società moderna occidentale ci ha stretto ormai per troppo tempo. Ringrazio coloro che ci hanno seguito e auguro una buona notte a tutti. Grazie. Grazie. Arrivederci. Buonasera.